Raid vandalico nella notte di martedì presso la scuola media Padre Pio da Pietralcina a Cerignola nel Foggiano. Alcuni vandali hanno agito indisturbati nella notte, penetrando da una finestra, divertendo le telecamere, e poi sono entrati in diversi laboratori, tra cui quello multimediale, dove si sono appropriati di computer e tablet e hanno fatto razzia e distruzione. Le immagini che vedete e le fotografie le abbiamo realizzate questa mattina, poco dopo le 10, quando siamo arrivati per primi sul posto. Si può notare davvero quello che è accaduto, un ignobile atto di devastazione, e tra l'altro tutta la comunità scolastica è sconvolta. Tra l'altro i primi ad accorgersi di tutto sono stati i bidelli all'apertura del plesso scolastico. Mentre cresce l'attesa per giovedì a Bruxelles, dove si terrà il vertice straordinario europeo sull'immigrazione, i fatti di domenica hanno portato all'arresto dei due scafisti, ma anche a qualche novità in più. Alla loro identificazione si è giunti grazie alle testimonianze di 26 sopravvissuti, compreso l'uomo del Bangladesh ricoverato in un ospedale siciliano. Uno dei due, tra l'altro, ha causato la collisione perché fumava ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questa dunque è la novità che è emersa nelle indagini sulla vicenda, ed intanto ieri ci sono stati altri salvataggi di immigrati in altre zone d'Italia. Grande attesa a Monte Carlo per la sfida di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Di fronte i francesi del Monaco e la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo dell'andata per 1-0 con un rigore molto contestato, cercano la qualificazione alla semifinale, ma non sarà semplice. Nella partita ci sarà Vidal, che nelle ultime ore ha tenuto in apprensione il clan bianconero per una tonsillite. Intanto, nelle gare di martedì, il Bayern Monaco ha completato l'operazione sorpasso nei confronti del Porto, battendolo con un tennistico 6-1, mentre il Barcellona, così come era avvenuto all'andata, ha battuto per 2-0 i francesi del Paris Saint-Germain.